Il sacrificio che viene chiesto è importante. Sicuramente 0,30 è il limite minimo sul quale si deve intervenire e non mi sembra proprio il caso di doverlo anche toccare o ritoccare fino a 40 centesimi. Questo sicuramente ci guarderemo bene nel farlo. Ma è l'impianto e la natura che è totalmente sbagliata, perché non mette nelle condizioni una buona amministrazione virtuosa di poter, a fronte di sacrifici chiesti ai cittadini, dare delle risposte in termini di altri servizi resi alla comunità in termini di bilancio. Questa è l'amarezza che viene colta e mi scusi, consigliere Casalà, non può essere imputata né a Calderoli, né a Tremonti, né a quel governo, perché è stato completamente stravolto il nominativo dell'IMU e il nominativo della TARES, visto in tutt'altra maniera. Si vuole scaricare sull'ente locale, ancora una volta quello virtuoso del nord, le difficoltà di uno Stato centrale che invece non sa tappare i buchi dove bisogna tapparli. Grazie Sindaco. Consigliere Casalà. Sì, ecco una cosa. Questi servizi invisibili di cui si parla sulla TARES si pagano già con l'introduzione dell'IMU, pertanto questa nuova tassa è un obbrobrio legislativo, la cui soluzione si dovrà essere trovata nell'ambito della revisione dell'IMU. Questo è stato discusso al giorno 17 di gennaio in una riunione in Parlamento proprio. E la parlamentare, lo dico qui davanti a tutti, la Rubinato ha messo in evidenza questo fattore qui. Pertanto, fino a giugno, la cosa è, diciamo, in discussione. Perché io mi auguro che, perché quando si parla dell'IMU, l'imposta municipale è l'unica, che venga compresa dentro questa tassa e non dentro la TARES. Per cui si dice che è un obbrobrio. Però, mi permetta un'altra considerazione, il Consiglio Comunale, da quello che mi risulta, può anche deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, iscrivendo tali agevolazioni in bilancio come autorizzazioni di spesa. Questo lo può fare benissimo. Prego, consigliere Sacillotto. Sì, io vorrei stare un po' a tema perché poi altrimenti... Insomma, parliamo del mondo, dell'acqua, un'amministrazione rispetta le leggi, dopodiché si può fare demagogia, ci sono delle leggi e un buon amministratore le deve rispettare e far capire ai cittadini la giustezza o meno, ma anche il rispetto delle leggi, altrimenti andiamo fuori da ogni logica. Io devo rispondere, non sono maggioranza, ma dico al consigliere Cassarà che quello che dice poi è oggetto di regolamento, sono noi che stiamo qui, non c'è neanche regolamento, qua è previsto un regolamento, poi chi ha qualche idea da fare la farà. L'unica cosa, proprio per rispetto delle leggi, anche essere molto veloce, l'unica cosa che io così vorrei capire è eventualmente perché Alisea Veritas, diciamo pure insomma, perché Veritas azionista di maggioranza, non ha acceso loro alle banche l'anticipo e non soffocando da dove siamo. Questa non è nessuna accusa, ma dico un ragionamento così all'acqua di rosa, ma dal mio punto di vista, cioè io faccio l'imprenditore, ogni giorno devo lottare tutti i giorni per andare avanti. Dico Alisea, Veritas, chi per esso, quella di Porto Gruaro, cioè, che vadano loro a fare l'accesso alla banca e noi questi soldi, insomma, per 6 mesi possiamo anche fare qualcosa di diverso. Siamo soci di Alisea. Veritas è un colosso, non da poco. Non penso che andare in banca e cedere un mutuo e poi assieme vedere sia una cosa di poco conto. Ecco, questo dico poi la legge, la delibera, la voto tranquillamente, non è che vada fuori dalle responsabilità. L'unica cosa, dico, eventualmente, Alisei, io capisco che può dire ma io non pago gli stipendi, anche questo insomma è tutto discutibile, ecco. Però, dico Alisea, ma Veritas, perché dobbiamo parlarci come stanno le cose, oggi Alisea, siamo un socio comunitario, Veritas, l'azionista di maggioranza, cioè che vada in banca ad adattarsi un mutuo e noi eventualmente ci possiamo far carico di una quota, ma anticipare da qui a 6 mesi e poi ulteriori 6 mesi mi sembra che sia una cosa, se poi parliamo di strozzare i comuni, andiamo con il baroma, poi quando siamo qui a livello locale, diciamo se posso, mi strozzo anch'io, non mi sembra poi... Questa è una cosa che protestiamo e poi quando dobbiamo fare una cosa tra di noi magari non ci mettiamo a tavolino per dire forse il fratello maggiore magari può avere più delle responsabilità. Grazie.
consigliere Bianco. Riguardo alla TARES, che è la sommatoria di due tasse, di due imposte, che una riguarda i rifiuti e l'altra riguarda i risorsi invisibili, e ritengo che dove noi possiamo agire è per quanto riguarda i costi sulla raccolta dei rifiuti. Mi invito tutta l'amministrazione, composta da maggioranza e opposizione, a istituire un tavolo di lavoro per eventualmente valutare il centro di riciclo di Vedelago, un buon modello simile, in modo da non considerare più il materiale, il rifiuto, come una cosa da buttare via, ma una qualcosa da riutilizzare. Non so se può essere accolta da parte vostra questa mia proposta. Parola all'assessore Susanna. Allora, le considerazioni che ha fatto il consigliere Sacilotto sono senz'altro giuste, tant'è che le abbiamo anche noi valutate e abbiamo fatto numerosi incontri con Alisea proprio per capire sia l'entità dell'importo da anticipare sia anche se ci fossero state soluzioni alternative. Effettivamente Alisea avrebbe potuto ricorrere al credito bancario, il problema è che i costi sarebbero stati più alti, perché ovviamente le banche prestano tra virgolette i soldi a delle cifre che sicuramente sono più consistenti rispetto a quelle che potevamo fare noi, anticipando noi queste cifre, perché di fatto la nostra liquidità ci consente di gestire questi importi. È chiaro che non possiamo gestirli ad oltranza, abbiamo fatto un conteggio, abbiamo valutato quant'è l'importo che possiamo anticipare e questo è quello che abbiamo comunicato ad Alisea, che Alisea ha dovuto insomma il grado accettare. Poi alla fine tutti i comuni hanno fatto, penso, suppongo, questo tipo di conteggi e quindi si è chiarito che si riesce a coprire i costi. C'è da dire un'altra cosa, che cambiando proprio la modalità di discussione del tributo e quindi anche la modalità di gestione dei rifiuti, adesso Alisea svolge un servizio per conto del comune e ci emette una fattura, quindi noi di fatto non è che anticipiamo dei soldi, noi di fatto paghiamo delle fatture. Perché, e quindi, essendo che il servizio comunque è garantito dal 1° gennaio, noi paghiamo questo servizio, cioè l'anticipazione può essere anche vista come un'anticipazione, però di fatto non lo è, perché il servizio loro lo stanno facendo. Sì, però abbiamo la possibilità di attingere alla liquidità che abbiamo. Sì, no, ma ripeto, ricorrere al mercato bancario sarebbe stato possibile da parte di Alisea, cioè hanno la possibilità di farlo, però quei costi noi dopo avremmo dovuto ribaltarli sui cittadini, quindi il piano finanziario avrebbe compreso anche gli interessi e quindi il costo del servizio di smaltimento sarebbe stato più alto. L'abbiamo detto, assicuro che l'abbiamo detto. Scusi. No, se deve. No, al microfono, perché altrimenti poi nella trascrizione non risulta. Prego, consigliere Sacilotto. No. Riccardo, come dicevo, siccome siamo anche soci di Alisea, approviamo un bilancio di Alisea, io sono convinto che non dobbiamo pagare per forza di interessi, siccome mettiamo e partecipiamo, e negli ultimi magari Alisea può anche dire destino questi soldi con i cittadini, dunque sì, per carità, io so che le cose si devono fare e poi tempi contati, devi approvarlo, non c'è regolamento, però essendo socio di Alisea, beh, insomma, su questo vorrebbe dire dopo alla fine, perché quando approviamo un bilancio Alisea non chiude in perdita, anzi non chiude in perdita, e allora siccome è una società partecipata ai comuni, non è diciamo una società commerciale che deve lucrare, su questo mi sembra, però non voglio polemizzare, ecco, dico su Alisea, su Veritas, se io vedo i bilanci e dico su questo, hai qualcosa da dire, se mi dico mi fai anche gli interessi, siamo soci, abbiamo pari dignità, abbiamo il controllo analogico, beh, insomma su questo avrei qualcosa da dire, ma tutto qua, non per dare lezioni a nessuno. Ok, assessore Susanna. Anche su questo infatti si è parlato nel corso delle riunioni, abbiamo appunto, visto che fino adesso gli utili non sono mai stati distribuiti da parte dell'Alisea, è una considerazione che è stata fatta e vedremo in fase di approvazione del bilancio, probabilmente questa è una cosa di cui abbiamo parlato, abbiamo detto noi anticipiamo, tra virgolette paghiamo queste fatture, però in fase di approvazione del bilancio valuteremo la distribuzione degli utili. Grazie assessore. Non ci sono altri interventi. Prima di passare alle dichiarazioni di voto vorrei sottolineare, come mi faceva presente il segretario, che rispetto a come è stato presentato il documento c'è
stato accennato anche dall'assessore Susanna, al punto numero 3, alla quarta riga, si legge: Alisea S.p.A. nel periodo che precede la riscossione del tributo, ad oggi aprile, non è aprile ma è luglio. E il punto 4 viene cassato. Quindi il provvedimento che voteremo sarà con questi due ragionamenti. Passerei quindi alle dichiarazioni di voto. Chi vuole iniziare? Volontario? Io offro. Prego. Consigliere Gardenino, la parola. Grazie. Prendendo atto un po' di queste ulteriori modifiche al regolamento, alla delibera, esprimiamo un voto favorevole. Grazie consigliere Carpenedo. Consigliere Da Gonfo. Sì. Allora, considerato la natura irrinunciabile del servizio svolto dall'ISEA e la necessità di garantire la continuità alla cittadinanza, esprimiamo parere favorevole auspicando che il quadro normativo di riferimento venga al più presto definito e reso applicabile. Grazie consigliere. Consigliere Capiotto. Sì, anche il nostro voto sarà favorevole alla delibera per l'affidamento di gestione di diritti operativi della TARES. Ci auguriamo che a breve si abbia la possibilità di avere anche questo benedetto regolamento o la vostra regolamento al quale pensiamo e vorremmo così capire a che livello di tassazione poi saremo costretti a chiedere ai nostri cittadini. Per questo, solo per la delibera, ripeto, per l'affidamento del servizio, diamo voto favorevole. Grazie, il consigliere Biancon. Favorevoli anche noi per quanto riguarda l'affidazione di gestione del servizio. Grazie, possiamo quindi passare ai voti. Per alzata di mano chi è favorevole? Grazie, tutti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario, il procedimento passa. Un attimo, votiamo l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole? Bene, nessun astenuto, nessun contrario, tutti favorevoli, procedimento qua. Sesto punto all'ordine del giorno, approvazione regolamento controlli interni, illustra il provvedimento l'assessore Susanna. Il decreto legge 174/2012, convertito poi dalla legge 213/2012, è inserito delle nuove disposizioni nel testo unico degli enti locali e quindi in base al nuovo articolo 147 del TUEL le province, le unioni di comuni e i comuni, a prescindere dalla loro dimensione, devono approvare in consiglio un regolamento sui controlli di regolarità amministrativa e contabile dei propri atti, sul controllo di gestione e sulla verifica dei programmi. In realtà il decreto legge ha previsto 6 tipi di controlli interni per gli enti locali, che sono il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo degli equilibri finanziari, il controllo strategico, il controllo delle società partecipate e non quotate, il controllo di qualità dei servizi erogati. Le prime tre forme di controllo, ovvero sia regolarità amministrativa contabile, gestione ed equilibri finanziari, sono obbligatorie da subito per tutte le amministrazioni locali. Le altre tre invece sono obbligatorie dal 1 gennaio 2014 per i comuni con più di 100.000 abitanti mentre dal gennaio 2015 per quelli superiori a 15.000 abitanti, quindi in ogni caso non interessano il nostro ente locale che ha meno di 15.000 abitanti. Per esplicita poi previsione di legge, la competenza di questo regolamento è del Consiglio Comunale, anche se per la verità si tratta per lo più di misure che hanno natura organizzativa. Il responsabile del controllo di regolarità amministrativa e contabile è individuato dalla legge nel
l'altro l'organo chiamato in causa in tutti i controlli previsti, delle volte in qualità di responsabile, delle volte in qualità di membro, diciamo, della struttura che deve poi realizzare questo controllo. Per quanto riguarda queste tre forme di controllo che interessano il nostro comune, deve essere proprio il regolamento che individua la struttura competente, ovvero le figure che affiancano il responsabile dell'espletamento del controllo, fermo restando comunque, come ho già detto, il coinvolgimento del segretario comunale e dei dirigenti per area di competenza. A questo punto passerei alla lettura del regolamento, che essendo molto scarno facciamo anche abbastanza presto. Allora, articolo 1, servizio di controlli interni. Il Comune di Musile di Piave, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Il servizio dei controlli interni verifica la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Controllo di gestione. Il controllo di gestione, altresì, fornisce elementi di conoscenza utili agli organi competenti per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Garantisce il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interna, controllo sugli equilibri finanziari. Il controllo in parole è altresì finalizzato al rispetto delle tempistiche dei pagamenti previsti dalle norme vigenti, coniugando il detto rispetto con i vincoli derivanti dal rispetto al patto di stabilità interna. Scusi, assessore, saremo tutti d'accordo di darli per letti? Se andiamo per letti, perfetto. No, no, sono d'accordo anch'io. Allora, siccome altre volte hanno detto che non li leggevo, allora adesso li ho letti. Comunque, se mi esonerate, sono molto contenta. Quindi, detto questo, proponiamo all'approvazione del regolamento. Sarà molto bene. Bene, grazie. Presidente della prima commissione, consigliere Simiele. La prima commissione, relativamente all'approvazione del regolamento controlli interni, esprime parere favorevole da parte di Susanna D'Agonfo Simiele Cassarà, si estende il consigliere Bianconna. Grazie. Ci sono osservazioni, interventi riguardo a questo punto? Consigliere Carpenedo. Sì, grazie. Solo un auspicio su questo nuovo passaggio, diciamo, amministrativo, che questo nuovo regolamento possa agevolare poi le funzioni amministrative del Comune e in qualche modo ne controlli anche l'efficacia degli interventi amministrativi. Potrebbe essere uno strumento che spero possa essere utile sia per incentivare così nella gestione amministrativa il rapporto con i cittadini, ma anche nel controllo appunto delle iniziative e delle attività. Spero che possa essere appunto uno strumento positivo per l'attività amministrativa nel complesso. Grazie, ci sono altri interventi. Prego, consigliere Sacerdoto. Sì, due cose, senza polemizzare, questo è un regolamento che deve essere approvato entro il 10 di gennaio, no? Il 10 di gennaio, dopo ci troviamo 30 giorni dopo, naturalmente il prefetto ora su questo magari ha fatto anche una richiesta e non cambia poco per quanto mi riguarda, anche perché io dico che questo comune aveva già messo in atto sia il controllo di gestione che i centri di costo, dunque avevamo come progetto obiettivo, e mi ricordo già gli uffici preparati su questo, dunque adesso non so gli altri comuni, ma mi sembra davvero scorso così nella lettura, al di là dell'obbligatorietà, dico che noi siamo anche avanti, insomma avevamo già previsto, gli uffici erano già preposti su questo, dunque per quanto mi riguarda sono pienamente favorevole, al di là diciamo che abbiamo 30 giorni di ritardo, giustificabili o meno, ma ecco, dico che il nostro comune però su questo, virtuoso come sempre, aveva già iniziato molto tempo fa a fare sia i controlli di gestione che anche i centri di costo. È vero che qui abbiamo 5-6 punti da sviluppare, ma per quanto abbiamo legge
ingegnere per voi segnali. Il controllo di gestione dei centri di costo, siamo già all'80% del controllo di gestione. Bene, grazie. Voleva aggiungere qualcosa l'assessore Susanna? Ma semplicemente che è stato comunicato alla prefettura, nonostante la scadenza che ha ricordato lei del 9 gennaio, è stato comunicato da questo comune proprio perché è sempre attento alle scadenze. No, abbiamo inviato noi una comunicazione in cui dicevamo che al primo consiglio utile avremmo approvato il regolamento, tant'è. Grazie. Il parere tecnico, volevo accennarlo, il parere tecnico del revisore unico? Beh, non c'è niente da aggiungere, il revisore ha solamente certo dichiarato che il regolamento è conforme al dettato normativo. Ci sono altre osservazioni? Passerei alle dichiarazioni di voto. Chi inizia? Consigliere Cattenedo, volontario? Voto favorevole per questa delibera. Grazie. Consigliere Capiotto? Sì, noi sbagliamo il voto favorevole della situazione in commissione. Grazie. Consigliere Biancon? Voto favorevole anche da parte nostra. Grazie. Consigliere De Bonco? Voto favorevole. Bene. Passiamo alla votazione. Sono assenti in votazione due consiglieri. Damai e Vinale. Chi è favorevole? Alzata di mano, tutti favorevoli, nessuno astenuto, nessun contrario. Passiamo quindi al punto successivo, nomina revisore unico del conto. Illustra il provvedimento l'assessore Susanna. A seguito dell'emanazione dell'articolo 16 del decreto legge 138-2011, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, il revisore non viene più scelto sulla base di un bando all'interno del comune, quindi dal consiglio, ma viene estratto a sorte dalla prefettura. In data 25 gennaio 2013 la Prefettura di Venezia ha trasmesso al Comune di Musile ha provveduto a questa estrazione e ha trasmesso al Comune di Musile l'estrazione dei nominativi. La prima estratta risulta essere la dottoressa Romina Bressan, iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rovigo e al registro dei revisori contabili. Questa dottoressa in data 30 gennaio 2013 ha comunicato al Comune la volontà di accettare la nomina e prodotto la dichiarazione di non sussistenza dei requisiti di incompatibilità e di ineleggibilità. Quindi si propone a questo Consiglio di deliberare la nomina del revisore unico dei conti della dottoressa Bressan Romina, di dare atto che appunto il revisore dei conti non si trova nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità, di quantificare l'importo del compenso in 6.750 euro oltre ad IVA e contributi di legge. Si vuole solamente far notare che il compenso è stato ridotto del 10% rispetto al revisore precedente proprio per disposizione di legge e viene richiesta di deliberare l'erogazione del rimborso delle spese di viaggio nella misura pari a un quinto del prezzo del carburante. Di comunicare alla Prefettura di Venezia la data di esecutività della presente deliberazione, di comunicare al tesoriere la nomina dell'organo di revisione e di dare atto che l'assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio finanziario. Grazie Assessore. Il Presidente della Prima Commissione, Consigliere Simiero. Viene nominato dal Prefetto a seguito di un'estrazione un nuovo revisore del Comune per il periodo di 3 anni decorrenti dalla data di esecutività dell'atto. Parere favorevole viene espresso da parte di Susanna, da voto consigliere Cassarà, si astiene consigliere Biancon. Grazie, ha chiesto la parola al Sindaco. Beh, come prima cosa io credo di parlare a nome dell'intero Consiglio Comunale, di porre un ringraziamento al revisore uscente, al ragioniere Agostino Buso, per i suoi due mandati svolti presso questo ente, ma soprattutto per la presenza e la collaborazione che
che ha profuso attraverso i nostri servizi finanziari, attraverso i nostri uffici e la presenza costante durante l'azione amministrativa. Quindi il ringraziamento va a lui per questi anni trascorsi con la nostra amministrazione, sempre nel mantenimento degli obiettivi finanziari che la legge ci impone e appunto per il lavoro capillare fatto. Devo dare, o devo dire, ovviamente anche una mia nell'augurio di buon lavoro per quanto riguarda la dottoressa Bressan Romina di Rovigo, e quindi sarà nostra premura poi presentarla nella prima occasione utile di un consiglio comunale che sarà chiamato magari a determine riguardanti appunto gli aspetti finanziari, quindi nell'augurare buon lavoro alla neo proclamata appunto dopo il voto di questa consiglio comunale dottoressa. E vi è però ancora l'obbligo di segnalare la mia perplessità in questo modo di operare delle revisori contabili e quindi le modalità che sono state poste in capo a questa nuova normativa. Io anche in fase di lavori parlamentari avevo, e sono agli atti di questo comune, le interrogazioni parlamentari che ho posto per la contrarietà al metodo, in quanto stiamo parlando sempre di spending review, di recupero delle spese e poi veniamo messi nelle condizioni di estrarre, con tutto rispetto, non parliamo ovviamente della professionalità di nessuno perché non entrerei mai nel merito delle questioni professionali dei soggetti che poi vengono chiamati a esercitare questo tipo di compito importante, però credo che dopo una fase dove i provvedimenti sono dettati quasi esclusivamente parlo di decreti legge dettati soprattutto dalla riduzione della spesa e ci troviamo a dover estrarre a sorte in ambito regionale e quindi con una valenza regionale e territoriale più ampia una figura professionale sulla quale appunto non mettiamo in discussione, però ci darà volenti o nolenti delle difficoltà legate al fatto della possibilità di arrivare in sede di Musile di Piave per tutte le questioni che noi vogliamo porre all'attenzione del revisore, e quindi al di là della riduzione, come diceva l'assessore Susanna, prevista per legge del 10% e la riduzione a un quinto del costo relativo al carburante, chiaro che però non è la stessa cosa avere una figura professionale che sia del territorio o che sia comunque vicino a Musile di Piave per tutte le questioni di praticità che ogni giorno hanno, di cui hanno bisogno gli uffici in queste situazioni. Per cui cercheremo di usare con oculatezza ovviamente l'intervento della dottoressa, visto che comunque è di Rovigo e non è così vicina a Musile di Piave, ma ripeto, mi sento di esternare al Consiglio Comunale la mia perplessità su questo modo di operare le nomine che tolgono quel rispetto che c'è e che dovrebbe esserci nelle figure professionali del territorio, che hanno la stessa professionalità, garantiscono la stessa equità e trasparenza e soprattutto in questo momento di difficoltà avrebbero dato la possibilità di spendere meno soldi per quanto riguarda, se non altro, i rimborsi chilometrici e le chiamate che dovremmo fare perché la dottoressa in questo caso arrivi da Rovigo, ma come poteva essere Belluno, Verona o quant'altra città del Veneto. Per cui credo che in questa situazione il legislatore doveva e poteva, tenendo conto appunto delle difficoltà, lasciare quel modo di operare in circolo così più ristretto, perché avremmo dato sicuramente un segnale anche di risparmio per quanto riguarda l'ente locale, che è già così attento in tutti i capitoli di bilancio ad osservare le spese, e poi dall'altra parte dobbiamo, nostro malgrado, comunque spendere o rimborsare, giustamente, perché quando le persone poi si muovono vanno rimborsate, però ripeto, a monte c'è questa difficoltà che io mi sento di esplicitare al Consiglio Comunale per la mia amarezza rispetto a questa posizione che il Governo ha voluto porre. Grazie Sindaco, ho chiesto la parola al Consigliere Capiotto. Sì, io non volevo entrare nell'argomento perché davo come approvato, tra virgolette, questa proposta di delibera. Il Sindaco ha voluto puntualizzare alcuni aspetti che in parte non condivido su questo aspetto, e vi dico perché. Se il Comune voleva fare tempo fa un sorteggio per nominare il proprio revisore, visto che lo nominava prima di questo decreto il Consiglio Comunale, poteva farlo senza aspettare il decreto del Governo. Cosa che non è mai stata fatta, non sto facendo una colpa a questa amministrazione o altre amministrazioni, sto dicendo che prima del decreto si poteva fare anche una scelta a sorteggio del revisore dei conti,
cosa che non è mai stata fatta da questo consiglio, perché è sempre stato nominato in base ad una scelta collegiale o non collegiale dello stesso. Sì, arrivo sul discorso del territorio. Credo che comunque sia una normativa di legge oggi che impone che il prefetto sorteggi l'organo di revisore, che oggi è unico da due ormai mandati. Prima era un collegio di revisori, ricordiamoci, quindi una spesa maggiore rispetto a quella che era il servizio che dava e che erogava, si parla quasi di tre volte tanto, se non ricordo male, a livello di costi che dava il servizio. Quindi in questo senso era già stato fatto un taglio, oggi viene definito questo aspetto territoriale o non territoriale, per noi la territorialità è in Italia, quindi potrebbe essere stato anche un revisore, purtroppo è questa. Non condivido il fatto di dire lo teniamo di là del Piave o nella zona nostra. Io penso che per comodità può essere dato questo aspetto, ma non condivido il fatto che doveva essere comunque uno del posto per fare il revisore del conto. Ecco, questo è un aspetto che mi sento di dire, perché ovviamente c'è sempre un campanilismo che regna da parte del sindaco, che non condivido su questo aspetto. Grazie, chiesto la parola al consigliere Capellino. Grazie. Sì, non voglio fare appelli a campanilismi, eccetera, però tuttavia nel prendere atto che la dottoressa Domina Bressan sarà il nostro nuovo revisore dei conti, anche noi ci associamo così all'intento dell'amministrazione comunale nel augurare a questa dottoressa un buon lavoro e speriamo appunto di conoscerla in un prossimo consiglio comunale. Non manca però un doveroso nostro ringraziamento, come l'ha già anticipato poco fa il sindaco, al ragioniere Agostino Buso per l'attenzione, la sensibilità, la professionalità e la precisione con cui ci ha seguiti nel regolare appunto il bilancio, gli equilibri, ecco, in questi 4-5 anni in cui noi l'abbiamo conosciuto. Ricordo anche che questo ragioniere, che questa figura professionale, è emersa non da sorteggio ma da un consenso che veniva da lontano, quindi anche da una vostra ex amministrazione comunale, per cui questo non è stata una scelta di parte, né una scelta di, è stata una scelta di professionalità. Spiace comunque osservare, in questo caso mi trovo d'accordo con l'amministrazione comunale, che questa dottoressa che proviene da Rovigo e può essere presente qui quando lo vuole, quando lo desidera e quando lo ritiene opportuno, si sposti da Rovigo e il comune appunto debba fronteggiare questa spesa. Effettivamente, se avessimo avuto un revisore più vicino, forse questa spesa sarebbe ricaduta. Ecco, questa mia dichiarazione vuole essere anche una dichiarazione di voto. Grazie consigliere, l'assessore Susanna. Sì, volevo solo penso di parlare da John Veduta, visto che sono revisore di altri comuni. Cioè, la considerazione che faceva il sindaco non era chiaramente riferita al campanilismo, che mi sembra veramente una assurdità. Era riferita al fatto che per l'espletamento del lavoro una persona decide quanto essere presente nel comune e chiaramente se una persona abita vicino ha dei rimborsi chilometrici decisamente più bassi. Quindi, visto che è a discrezione del revisore scegliere appunto, come ricordava anche il consigliere Carpenito, quante volte venire in comune, se questa dottoressa riterrà di dover venire tutte le settimane, noi dovremo rimborsare questo importo tutte le settimane. Quindi credo fosse questa la considerazione del sindaco, non di certo una cosa di campanilismo. Grazie. Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto, considerando quella già effettuata dal consigliere Carpenedo. La ribadisce il consigliere Carpenedo, sindaco, voto favorevole. Grazie. Alla parola il consigliere Biancon. Favorevoli. Grazie. Consigliere Capiotto. Sì, non replico l'assessore su quello che ha questo discorso qui. Il nostro è un voto favorevole e con l'occasione ringraziamo anche noi il ragioniere Buso per il lavoro svolto e auguriamo un buon lavoro al nuovo revisore del conto. Grazie. Sì. Consigliere Da Gonfo. Ringraziamo anche noi il ragioniere Buso, esprimiamo un parere favorevole alla nomina della nuova dottoressa. Possiamo quindi passare alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole?
Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il provvedimento passa col voto di tutti. Votiamo ora l'immediata eseguibilità della delibera. Per alzata di mano, chi è favorevole? Nessun contrario? Nessun astenuto? Ok. Provvedimento numero 8, integrazione convenzione tra i comuni di San Donato di Piave, Muside di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto e Ceggia per la gestione associata di alcune funzioni di polizia locale, illustra il provvedimento il sindaco. Beh, si tratta di un provvedimento che interessa ovviamente la polizia locale. Sappiamo che il Consiglio Comunale è stato diverse volte investito di questo tipo di iniziative volute dalla normativa regionale, in particolar modo per quanto riguarda la zonizzazione della polizia locale, quindi un progetto che parte già da lontano, che ha avuto, purtroppo dobbiamo riconoscerlo, molti intoppi legati al territorio e anche un po' alla eterogeneità, diciamo, delle funzioni territoriali della polizia locale, perché il piano di zonizzazione regionale prevedeva il coinvolgimento di diversi comuni, tra loro molto diversi anche dal punto di vista organizzativo, la stessa polizia locale, se pensiamo solo ai comuni dell'entroterra rispetto ai comuni del litorale, quindi con funzioni e con caratteristiche ma anche delle criticità completamente diverse, se non altro per la questione estiva dei nostri litorali e quindi le situazioni di emergenza a cui sono chiamati questi comuni. E poi, non dobbiamo nasconderlo, anche a una sorta di difficoltà politico-amministrativa nel ritrovare quella figura che potesse fungere da comune capofila nello stesso piano di zonizzazione. Pertanto, tutta una serie di incontri che sono partiti già da qualche anno e che hanno visto